Sì, buongiorno dalla Valbadia. Tra pochissimo il via della seconda manche, la classifica parziale della prima. In testa l'austriaco Marcel Hirscher, davanti al francese Pinturo, staccato di 22 centesimi. Poi il terzo l'americano Ted Ligety a 41. I tre grandi favoriti della vigilia sono sei gli azzurri che parteciperanno alla seconda manche. Il migliore sesto Manfred Mölg a 1,10 da Hirscher. A tra poco per la diretta della seconda manche a Tela Linea. Andiamo in Alta Badia perché nello slalom gigante sta scendendo Manfred Mölg, linea Mancuso. Proprio così, hai perfettamente ragione, 26 centesimi di secondo di distacco di Manfred Mölg dall'americano 28enne della California Gitloff, che è in testa nella classifica parziale della seconda manche. Manfred che ha già lasciato 7 decimi all'americano. Manfred che sta cercando di recuperare la forma migliore dopo l'inizio di stagione in salita per il mal di schiena, nato a Brunico nel giugno dell'82, specialista delle discipline tecniche, il migliore l'anno scorso, gareggia per il gruppo delle Fiamme Gialle. Secondo intermedio per Manfred Mölg, 92 centesimi di secondo di distacco, dunque prova piuttosto opaca quella di Manfred. Oggi tre medaglie mondiali, un argento, due bronzi, due vittorie in Coppa del Mondo, tutte in slalom per l'atleta che gareggia per il gruppo delle Fiamme Gialle, che sta per tagliare il traguardo indietro rispetto a Gittruf, ma anche rispetto agli altri. Ecco Manfred che taglia il traguardo, soltanto undicesimo a 1,01 dall'americano, scaglia via il bastoncino sulle reti di protezione, un segno di stizza Manfred. Undicesimo tempo nella seconda manche, dunque classifica parziale in testa l'americano Gitloff, a pari merito con il tedesco figlio d'arte Felix Neureuther. Poi terzo Benny Reich, il primo italiano in classifica è proprio Manfred Mölg, undicesimo. A te la linea. Andiamo in Alta Badia da Emilio Mancuso per il finale del gigante maschile. A te Emilio. Grazie, mi dai la linea mentre sta scendendo proprio l'austriaco Marcel Hirscher, detentore della Coppa del Mondo, vincitore delle ultime due edizioni della Coppa del Mondo. Sullo Schuss finale l'austriaco all'ultimo intertempo a 41 centesimi di vantaggio sul francese Pinturo, chiude Hirscher con 35 centesimi di vantaggio. Dunque la vittoria in Valbadia sulla Gran Risa, parla austriaco con Marcel Hirscher davanti al francese Alexis Pinturo, staccato di 35 centesimi. Poi l'americano Ted Ligety, che aveva vinto l'anno scorso a 58, il primo azzurro, sedicesimo Manfred Mölg a 2,65 da Marcel Hirscher. Poco coraggiosi, lenti e pasticcioni gli azzurri nella seconda manche, peccato per Roberto Nani, fuori Luca De Aliprandini che avevano fatto molto bene in Val di Sera. Ancora alla ricerca invece della forma migliore Manfred Mölg, che non riesce ad avere lo stesso rendimento nelle due manche. Gigante lungo e difficile quello di oggi sulla Gran Risa, che tra l'altro è una delle piste più affascinanti del Circo Bianco.